Hi guys. Hi guys. So we have news. Since what news? What news? Due to COVID-19, traveling is a little bit different now. Yeah. So we decided not to stop, but to adapt. So instead of going on planes, we are going to find a camper van and travel with a camper van. So if everything happen again, we are safe. We have a camper van. Yes. So we're going to travel around Italy and Europe. Yeah. So now, where are you maybe, going? Maybe more. Maybe more. Maybe yeah, more. He has crazy ideas. Yes, I have crazy ideas. So our kids don't know yet, but we're actually, they know that we were going to do this, but in a few months, instead we are going to do it. It's going to be a surprise. So we are going to talk to, we're going to a place now to see some camper vans. Yeah. And then we'll decide. So follow our adventures as we find our new house on wheels. You're gonna see, if you're curious, follow our adventure because you're gonna see what is gonna happen. Yes. Okay. Bye, bye. Guys. Hi guys, we are in our second day of our new house and wheel search. Yeah, camper van. And today we have also Cosimo. Well, Cosimo's butt. Today we are all the five exploring. We are all together trying to pick our new house. Where's Luca? Look, this is my leg. See? We're finding a camper van. This one. Yeah, we have to find a camper van. So now we're gonna go to a new place to see. They have a lot more options, and let's see if we find something. Okay, so we'll show you. Bye bye. Keep on watching. Keep on following. We're gonna go see it, Luca. Here we are again after the whole day. And what did we do? Guys, do you want to tell me? We bought a camper van. Second place, and we found our new house on wheels. So now we have to wait a few weeks. And then we'll get it and we'll show it to you. Right? Daddy? We're gonna have a tour. In 3 weeks. We'll do a tour. In 3 weeks! Something like that. Yeah. How about 3 days? Or 3 hours? Yeah, no, now they want to move in right away. But or 3 minutes! That's not happening. 3 seconds. 2, 3. Okay, 3 seconds. Let's move in. Woohoo! Okay, so this video is going to go in more parts. We'll show you when we're ready for it, okay? Bye-bye! Bye-bye!
Hi guys, Fi World Explorers. Today we are going to get the cameraman! So in case you didn't understand, we are going to get the cameraman. Okay, that was better. To get the cameraman! So our kids are excited, a little, well, they don't seem that excited right now. Yes, let's go! Oh my gosh! Okay, that makes more sense. Okay, so we are on our way by car. We have to drive for about 50 minutes. And we go to Caravambacci and pick up our camper van finally after 3 weeks that we've been waiting. And mom. God, we did the no. Van. It was 3 weeks. Okay, so. It wasn't mom. We will show you shortly what it looks like. Bye. 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 Fi World Explorer here. We are at Caravambacci today because we're gonna get our camper van. Yay! Finally, for the camper van. Today! E ora si passa all'italiano, giustamente. Siamo con Paolo. Yes, Paolo Bacci. Che ci ha venduto il camper. Che ci ha venduto il camper. Noi siamo venuti qui sotto consiglio di un nostro amico perché c'era molta più scelta. Avevamo già girato altri due posti, non avevamo trovato quello e cercavamo. Appena siamo arrivati, questo ragazzo ci ha fatto vedere il camper, l'unico camper. Il nostro camper. E noi abbiamo deciso subito immediatamente, quello è il camper. Il nostro bello è proprio, tante volte mi trovo di far vedere subito quello giusto e quello dice, ma come, ma perché si cerca di parlare, capire i bisogni e poi portare colui che è la famiglia o i singoli, che è la coppia che vuole scegliere un camper nel campo giusto, visto che ce ne abbiamo tanti. E quindi è vero, è proprio perfetto per voi. Perfetto per voi, un bel mansardato con singoli, è perfetto. La famiglia di cinque è unico, quindi... Insomma, noi ti vogliamo chiedere, come ti è venuta l'idea di fare questa azienda? Allora, questa azienda, io sono partito proprio dal basso con mio padre, nel 74 lavavo campe, lì sistemavo, ora con strumenti antichi, veramente antichi. Poi nel 2006 ho fatto questa struttura, insomma, nel pieno della crisi, perché nel 2008... Ho aperto nel 2008, nel pieno della crisi, però l'abbiamo superata, penso anche perché sia per il mia passione, entusiasmo che è di tutto il mio team, perché siamo un team di camperisti e quindi insomma conosciamo l'argomento. Quindi siamo abbastanza con tanta scelta, bei prezzi, nuovi, usati, quindi, e penso anche tanta professionalità, perché come dicevo tante volte ci sono clienti che arrivano ecco, con una famiglia come la vostra in 5 e vuole un profilato con letto posteriore per traverso per avere un grosso garage. E tutte le volte ci mettiamo del nostro per far sì che... Convincerli, per dare la nostra opinione, perché insomma, perché l'esperienza conta, poi infatti molti ci ringraziano perché per la scelta che hanno fatto. Quindi. La cosa ci è piaciuta è che... come potete vedere dalla foto lassù, che comunque lui è un camperista, è andato a giro come noi stiamo facendo ora, praticamente abbiamo girato tanto e ora ci stiamo riadattando alla situazione purtroppo del virus e giriamo ora col camper, perché non possiamo più viaggiare in aereo. E lui c'è tante cose da vedere, sì, infatti. E lui ha girato tanto praticamente con il camper prima di cominciare a venderli e comunque ci voleva raccontare anche la sua esperienza. Io come esperienza nel 74 con una roulotte piccolissima, infatti durante il Covid ho fatto delle interviste anche che sono importanti nella storia della progettazione del camper italiano, quindi piccola roulotte. Poi venditore, mio padre venditore di roulotte e io studente e operatore del settore, poi camperista da solo, poi camperista con mia moglie, le ho fatto conoscere il camper e poi camperisti con la famiglia. E penso proprio, allora, Massimiliano e tutta la famiglia mi siete piaciuti proprio perché mi piace sognare anche a me, nel vostro sito mi ha fatto molto piacere leggerlo e spero leggere quello che farete certo, con il campo, perché è quello che anche a me penso che
far crescere i figli sia una esperienza personale, ma una grossa formazione per i ragazzi, perché curiosi, cioè crescano curiosi, e aperti, disponibili con tutti. Quindi penso che da qui nel futuro sia un punto fondamentale poter essere connettersi. Aperti, connettersi immediatamente col mondo. Quindi va bene. Allora niente, ti ringraziamo e ora andiamo a comprendere il campo. Buoni chilometri, come si dice. Grazie mille. Ciao. Ciao. Go. There it is. Yeah! Piace? Ah. Bello. Wow. They also put our sign in the back. Explode. So now everybody can see us and follow us. We have our camper van. Yeah. Yeah. And now we have a big camp. Can we go in now? Look. Can we go in now? Dobbiamo timbrare. Bye, caravan baci. Paolo Bacci ce l'attacca direttamente sui camper. Così ancora più autentico, è firmato. Così tutti sanno dove l'abbiamo comprato. Caravan Bacci. Vai, a posto. Grazie a voi, perché insomma. Ecco chi ci ha venduto il camper. Questo è l'uomo che ci ha venduto il camper. No, è stato bravissimo. Hi guys, Five World Explorers here. Me, Cozy, and Luca, the first ones to enter our brandly new amazing camper van! Yeah, and now it's the big camper van! Has beds, showers, and potties, and table, and some chairs! So, I have to show you the stuff, but technically we're gonna have a really official video for everything, so look at this mirror. I think you can make it brighter. Because right now, I look really dark, but I think if you press those buttons over there, it makes it brighter, and then these seats turn. This table gets bigger. That bed is awesome. This is a bed up here, and there are drawers. Let's see what else there is. Yeah! And this is a fridge. Fridge. Oh, look, I've got a pantry. Let's see how this opens. I just like this one. Do you want open. Hey, look, see? Sesame. Look, see? Tiny. Okay, now you just lock it. Okay, look. This is the sink. This is the ordered trash can place. This is the stove. We'll have to wait a lot of days to get the this is so cool. The forno, the place where you cook cakes, the oven. Look, this is a shower, and like the shower and the toilet are separate. So look, this is a toilet. Look how cool. And then look, they added a mattress here. I think when you go to bed, you attach this mattress right here, and it has these things on the side so it stays attached. Oh, and look, there's more space to put our clothes here. Yeah. There's one there, oh my gosh, I just had the best view. Look up. Okay, come here guys, let me show you. Just get up here. This is even bigger than I imagined it. Can I see? Life is awesome. Well, I hope you enjoyed this preview of the camper van. The next one is probably gonna be way longer, but I guess this one is okay too. Bye. Luca, stop pulling yourself up. Hi, is Pineapple the boy here? Where are we, Luca? To pension. To pension? Yeah, this is pension. This is the camper? Van. The camper van. Is this our new house? Are we gonna travel with our new house now? And where are we gonna go? To animals and seeing some mermaids. Oh, okay, so we're gonna go to the beach and to see animals. Yeah. And maybe we go see some mountains too. Would you like to see some mountains? No, no. No mountains. Okay, just water. Mom, how water?
Well, if we go in a beach. Okay. And pool, because we have baby suit, had the bathing suit. Yeah, we gotta use the bathing suit. Yeah. Okay. Lo devo mangiare. No, no. Bye. Wait, mommy, a picture.